Torniamo a parlare di Lazio Primavera perché ci sono delle buone notizie. Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti sul mio canale dove ogni giorno parliamo di Lazio e oggi in particolare parliamo di Lazio Primavera. Sono stato molto critico in passato quando le cose andavano male, adesso bisogna fare un video per fare i complimenti per la situazione della Lazio Primavera. Piccolo passo indietro, la Lazio Primavera lo scorso anno è stata promossa dalla Serie B alla Serie A e questo è già una buona notizia. Ovvio che l'obiettivo di una squadra come la Lazio è quello di avere la primavera in Serie A. Però quest'anno ci aspettavamo quindi una squadra in difficoltà, neopromossa, che deve far fatica in Serie A. E invece le cose stanno andando non bene, forse anche di più. E quindi la prima domanda che ci dobbiamo fare, allora era tutta colpa di Iglitare, perché Iglitare da quando ha lasciato la primavera, ricordiamoci che lo scorso anno aveva perso il controllo della primavera e la Lazio era finalmente riuscite a tornare in Serie A, quest'anno la Lazio Primavera sta volando e quindi la domanda che ci dobbiamo fare tutti era colpa di Iglitare? Beh, forse sì, forse i tanti acquisti sbagliati anche a livello del settore giovanile avevano penalizzato pesantemente la Lazio. Quest'anno le cose stanno andando decisamente meglio e obiettivamente io non credo che nessuno pensasse che la Lazio potesse lottare addirittura per i primi posti, perché la Lazio attualmente è terza in classifica nel campionato Primavera. Dopo 7 giornate, quindi ancora poco, la Lazio è terza in classifica con 14 punti, dietro a Inter e Milan a 17. La Roma, che di solito è sempre stata fortissima a livello Primavera, è quinta con 11 punti, quindi c'è un bel gap dalla Roma. La cosa importante da sottolineare è che la Lazio non è partita benissimo, perché ha perso la prima partita di stagione, perdendo 1-0 contro l'Atalanta, che notoriamente ha un ottimo settore giovanile, però da lì in poi la Lazio ha cambiato marcia ed ha ottenuto risultati importanti, perché è arrivata la vittoria in casa contro il Verona, pareggio contro il Lecce, attenzione, Lecce campione d'Italia lo scorso anno, poi la vittoria contro il Sassuolo, poi la vittoria in trasferta contro il Genoa, il pareggio contro la Juventus e questo weekend la vittoria fuori casa contro la Fiorentina. Attenzione perché la Fiorentina in passato ha fatto molto bene, soprattutto quando è stata guidata da Aquilani, che adesso non è più e allena la prima squadra del Pisa, ha vinto tante Coppe Italia. Quindi la Fiorentina era una bella squadra da affrontare. E quindi la Lazio è imbattuta dopo aver perso la prima giornata. E questo fa sì che la Lazio sia terza in classifica con 14 punti. Una cosa curiosa della Lazio è che la Lazio ha la miglior difesa insieme a Milan e Inter con 4 gol concessi, ma uno dei peggiori attacchi perché in 7 partite ha fatto solo 7 gol. Là davanti va registrato qualcosa. Sicuramente una bella notizia per la Lazio Primavera perché in passato il settore giovanile ha fatto male negli ultimi anni, 2 retrocessioni in Serie B, 2 anni fa non è riuscita a tornare subito in Serie A, insomma c'era un po' di perplessità. Quest'anno le cose stanno andando benissimo, stanno andando secondo me meglio di quanto ci si aspettasse. È vero, il campionato è ancora all'inizio, però sicuramente questo è un risultato positivo. Risultato positivo dove ci sono un paio di giovani che spiccano e questa è la cosa più importante. Portiere Magro, anche contro la Fiorentina, ha fatto un'ottima partita. È vero, il primo gol sbaglia l'uscita e favorisce il gol della Fiorentina, ma dopo Magro ha fatto una serie di interventi importanti e soprattutto non è una partita dove Magro sta facendo bene, ma tutta la stagione dove il portiere biancoceleste sta dimostrando di essere un portiere sicuramente interessante. Il gioiellino di questa Lazio è Sana Fernandes, giocatore portoghese che già lo scorso anno è arrivato alla Lazio. Ecco, c'è da dire una cosa importante. Perché il gioiellino portoghese, ovvero Sana Fernandes, ha 17 anni, quindi gioca sotto quota, sotto età, e nonostante questo sta avendo un impatto importantissimo. Contro la Fiorentina, l'assist del primo gol è suo, direttamente sul calcio d'angolo, spesso è difficile da bloccare, per certi versi mi ricorda un po' Raul Moro, perché tecnicamente grande qualità, velocissimo, sotto porta deve migliorare un po' perché non sempre ha la freddezza giusta, ma secondo me a dispetto di Raul Moro, abbiamo visto un giocatore più forte, più veloce. Secondo me potrebbe fare meglio di Raul Moro, però insomma, a livello professionistico ancora presto. Diciamo che il giocatore è giovane, 17 anni, è piccolino fisicamente, però ha grande qualità. Però mi piace che questa Lazio ha tanti giocatori interessanti. C'è il capitano Napolitano, che è un altro giocatore da seguire, è già stato aggregato spesso in prima squadra, ma ci sono altri giocatori di grande talento di questa squadra. E il fatto che la Lazio sia testa in classifica non è un caso, insomma,
Si è lavorato bene quest'estate, si è costruita finalmente una rosa all'altezza. Secondo me, attenzione, non sto parlando che la Lazio lotterà per lo scudetto fino alla fine, sarebbe già fantastico, secondo me, qualificarsi per la fase finale della Serie A primavera, però l'obiettivo è restare in Serie A, l'obiettivo è non lottare per le zone basse della classifica e per adesso la Lazio ci sta riuscendo. Non ci dimentichiamo che la Lazio ha perso subito Balde Keita, il fratellino di Keita, ve lo ricorderete, purtroppo si è rotto il legamento in apertura di stagione e quindi sarà quasi sicuramente fuori per tutto il campionato e questa è un'assenza importante perché la Lazio puntava molto su Balde e quindi la Lazio che è terza, nonostante un'assenza importante come Balde, è sicuramente importante. Da segnalare che nella primavera gioca Diego González, il giocatore paraguaiano che la Lazio prese lo scorso gennaio, che doveva essere utile alla prima squadra e invece sta giocando nel settore giovanile come fuoriquota. Ovvio che il suo innesto è importante a quel livello. Certo, noi ci aspettavamo che invece contribuisse per la prima squadra, ma diciamo che sta portando il suo apporto nel settore giovanile, vediamo quale sarà il suo futuro. Però volevo segnalare che la Lazio Primavera, dopo tante patemi d'animo, quest'anno invece sta facendo benissimo. Terza in classifica nel campionato Primavera, dopo che ha giocato contro la Juventus, ha giocato contro l'Atalanta, ha giocato contro il Lecce, ha giocato contro la Fiorentina, insomma non è che ha avuto un calendario facilissimo, eppure siamo terzi. Un plauso a questi ragazzi. Ripeto, ce ne sono tanti molto interessanti. Speriamo che riescano a continuare a crescere e di vedere prossimamente qualcuno di questi già in prima squadra. Perché ovviamente vincere fa bene, fa piacere a tutti, ma l'obiettivo della primavera è dare giocatori a Maurizio Sarri alla prima squadra della Lazio. Vincere sicuramente è un più e fa sicuramente piacere, ma l'obiettivo è portare più giocatori possibili in prima squadra. Voi che ne dite della Lazio Primavera? Scrivetemi qua sotto e mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace. Grazie.